un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo pull invernale che io ho deciso di chiamare Globo. Questo perché il fantastico filato che ho usato questa volta è il Globo della Mistrico Filati, un nuovissimo filato di cui mi sono innamorata delle sfumature di tutti i colori. Il colore che ho usato per questo è lo 04, che come potete vedere ha questi colori molto autunnali, ma voglio farvi vedere anche altri colori che sono secondo me fantastici. Abbiamo questo che ha delle strisce di nero, che è il codice 03, bellissimo, oppure abbiamo questo che invece è il codice 06 per chi ama i colori più vivaci, ma io vi direi anche di andare a dare un'occhiata al codice 06 che ha delle striature di color verde pistacchio che sono fantastiche. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, come sempre naturalmente vi lascio il link in descrizione per andare sul mio sito e vedere appunto tutti i colori presenti sul globo. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, per una taglia S vi occorrono due gomitoli, dell'ultimo me ne è avanzato un pochettino, ma per una taglia M io vi consiglio di andare a prendere tre gomitoli e casomai con quel terzo che vi è avanzato potete fare un bel scaldacollo oppure fare questa maglia versione vestito. Tenete presente che potete fare tutti gli aumenti che volete, quindi potete trasformarlo in un vestito oppure fare un bel collo, uno scaldacollo da abbinarci. Per una taglia quindi ML io vi consiglio 3 gomitoli, per una taglia XL mi raccomando 4 gomitoli, perché ho un po' di dubbi che riuscite a fare con 3, magari vi vengono con, per una taglia XL vi verrebbero le maniche a 3 quarti, che non è anche malissimo, se sotto potete mettere un bel lupetto. Per quanto riguarda l'uncinetto, invece ho utilizzato sempre ed esclusivamente l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda la lavorazione, come avete capito, è un top down molto semplice. Io ho voluto dare risalto al filato e non al punto, perché volevo appunto che ci si concentrasse su queste fantastiche sfumature e quindi sono andata su un classico top down. La parte sopra è un po' più forata rispetto alla parte sotto, anche se non si vede benissimo, ma vi posso assicurare che il motivo cambia. Quindi abbiamo uno che sono maglie alte, mentre sotto abbiamo un'alternanza di due giri che poi ritroviamo anche nelle maniche. Anche le maniche le potete allargare come se volete, se preferite fare le maniche a campana, visto che sono tornate un po' di moda. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, semplice e facile da realizzare, e se è così mi raccomando, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull io ho deciso di utilizzare un nuovissimo filato della Mistrico Filati che si chiama Globo e che fa parte della loro linea top. Io l'ho adorato, lo sto lavorando ed è fantastico. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è lo 04, guardate che meraviglia, ma adesso lo vedrete già lavorato, ma ci sono anche altri colori che sono uno più bello dell'altro, come lo 08 che ha questo verde che ricorda un po' il verde acqua, il verde pistacchio, quindi fantastico, oppure lo 03 che ha invece queste sfumature con il nero. Ma se andate sul sito trovate anche tutti gli altri colori. Io ho optato per questo che ha questo bordeaux e un po' di viola. Allora, mettiamo un po' più avanti. Adesso vi faccio vedere lo sprone che io ho fatto della maglia, in modo tale da parlarvi un attimo per quanto riguarda il multiplo. Allora, io ho montato 100 catenelle. Avere 100 catenelle mi ha permesso di avere 4 angoli formato da 2 maglie alte chiuse insieme e 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e una catenella, quindi abbiamo questo ventaglio che sono i nostri 4 angoli, le maniche, la parte dietro e la parte avanti. E il primo giro sono giri di maglie alte separati da una catenella. Montando 100 catenelle io ne ho 15 avanti, 15 dietro e invece ai lati ne ho 6 di maglie alte. Ora, per le taglie più grandi, il multiplo da considerare in realtà è 2, perché maglia alta catenella sono 2 catenelle di base, e mentre per gli angoli vanno considerati 4 catenelle per ogni angolo. Questo perché in realtà sembrano 5, ma una viene presa dalla lavorazione appunto della parte delle due parti avanti e della parte per le maniche. Comunque, partendo dalla mia base, quindi da 100, se dovete aumentare perché siete una taglia M, una taglia L, una taglia XL, considerate che dovete andare a aumentare di 2 catenelle per ogni motivo. Ora, per quanto riguarda una taglia L, io vi direi di M, io vi direi di non andare ad aumentare tantissimo, quindi aumentate di un motivo per lato, quindi in totale dovete aumentare di 8 catenelle, perché 2, 4, 6, 8, un motivo per lato, quindi poi avrete 16, 16
7 e 7 come catenelle, come maglie alte. Per quanto riguarda invece la taglia L, anche a voi io vi consiglio di non andare ad aumentare tantissimo, quindi andate a aumentare di 16 catenelle in modo tale da avere due motivi in più per lato, perché è meglio questo, è meglio andare ad aumentare piano piano la lavorazione per arrivare agli scalfi piuttosto che bloccarvi e poi dovete fare aumentare solo dietro, solo avanti, solo le maniche. Quindi andate a mettere poche catenelle in più rispetto a me e andate invece poi ad aumentare i giri con gli aumenti. Naturalmente io dopo, quando farò il tutorial, vi spiegherò a che punto sono andata a mettere i marca punti e secondo me quanti giri in più dovete fare per le altre taglie, però tenete sempre presente di mettere i marca punti, misurarvela e capire se dovete fare ancora degli aumenti oppure no. Quindi ripeto, io ho montato 100 catenelle, se dovete montarne di più per una taglia M fate 8, 16 per una taglia L e naturalmente 16 più altre 8 per una taglia XL. Detto ciò, io adesso vi farò vedere la lavorazione. È un giro che va sempre ripetuto, cioè il giro, diciamo, chiamiamolo il giro base, e poi il giro successivo che è quello che va sempre ripetuto e che ci permette appunto di poter fare gli aumenti. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e iniziamo a fare quindi il nostro primo giro. Ultimamente vedete che io quando inizio a lavorare dalla manica, non più direttamente dalla parte avanti o dalla parte dietro. Questo mi sono accorta che per la maggior parte dei punti mi trovo poi a poter mettere il marca punti senza dover andare a spezzare il filo. Quindi è per questo che ultimamente inizio a fare sempre la manica come il primo lato piuttosto che la parte dietro o la parte avanti. Allora, dicevamo, andiamo a fare il nostro primo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso vado a fare le mie 6 maglie alte. Quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella, salto una catenella di base e vado a fare la seconda. Naturalmente, chi ha montato più giri, più catenelle, deve mettere più maglie alte. Se avete aumentato di 8 catenelle invece di 6, dovete fare 7 maglie alte. Quindi vado a fare la terza, quindi sempre catenella, salto una catenella di base, quarta maglia alta, catenella, salto una catenella, quinta maglia alta. Catenella, salto una catenella e vado a fare la mia sesta maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso andiamo a fare il nostro angolo. Quindi entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e le chiudo insieme. Catenella di separazione, mi raccomando chi ha la mano stretta ne faccia 2 di catenelle di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, quindi adesso mi trovo che devo andare a fare il mio primo lato, quindi salto 2 catenelle e in questo caso devo andare a fare 15 maglie alte. Mi raccomando, chi sempre chi ha messo catenelle in più, invece di 15 o ne dovete fare 16 o 17, quindi sempre catenella di separazione, si salta una catenella e si va a fare una maglia alta. Continuo fino ad averne fatte 15 e poi vi faccio vedere come andare a fare di nuovo l'altro angolo. Sono arrivata all'angolo, ho fatto 15 maglie alte, quindi catenella, salto 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, una catenella, 2 se avete una mano stretta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione, salto 2 catenelle, adesso devo andare a fare l'altra manica, quindi di nuovo 6 maglie alte, quindi una catenella, salto una catenella, 2 catenella, salto 3 catenella, salto 4 catenella, salto 5 catenella, salto 6 catenella di separazione. Andiamo a fare il nostro terzo angolo, quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, una catenella, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme,
catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e andiamo a fare l'ultimo lato lungo, quindi di nuovo 15 maglie alte. Naturalmente, ripeto, per chi ha messo più catenelle deve andarne a farne di più. Fatte le ultime 15 maglie alte, vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziare a fare il giro successivo, che è il giro che va sempre ripetuto. Allora, sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta, quindi vado dove ho la catenella iniziale e vado a fare due maglie, scusate, devo fare la catenella di separazione, non l'ho fatta. Vado dove ho l'ultima catenella, la prima catenella, e vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Termino il giro facendo una catenella, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa. E iniziamo il secondo giro. Come sempre, io lascio il filo, lo prendo da dietro, lo tiro, rientro dentro, prendo il filo ed esco e faccio una maglia alta e una catenella, perché tanto risulta sempre come una maglia bassa e una maglia non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quello che facciamo adesso lo dovremo fare per tutto tutto il giro. Quindi catenella di separazione, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta. E procedo così: catenella, entro nell'archetto, maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto, maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto, maglia alta. Vedete che questo ci permetterà di allargare la lavorazione, ma lentamente, quindi non avremo quell'effetto onde che ogni tanto succede quando si hanno molti aumenti in un giro. E quindi vado a fare l'ultimo aumento, perché l'aumento, vedete, si fa all'inizio, a fine lato, andando a fare la maglia alta nell'ultimo archetto di una catenella. Catenella di separazione, vado a fare il mio angolo, quindi entro nell'archetto e vado a fare due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella, rientro, due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, di nuovo maglia alta nella catenella. Catenella di separazione, maglia alta nella catenella successiva e procedo sempre in questa maniera. Quindi questo è il nostro giro che andrà sempre ripetuto. Come vi ho detto, adesso vi faccio rivedere un attimo la maglia che sto lavorando, sto facendo le maniche. Allora, come potete vedere, quindi andiamo sempre a fare una maglia alta a inizio e fine di ogni angolo. Questo ci permette di aumentare la lavorazione, ma non troppo velocemente. E naturalmente io farò tutti vi dirò proseguendo con il tutorial quante volte sono andata a fare il giro, sempre con gli aumenti. E naturalmente rispetto a me le taglie più grandi dovranno fare qualche aumento in più, quindi qualche giro di aumento in più. E gli aumenti, procedendo così piano, sicuramente li dovete andare a fare fino ad ammettere i posti marca punti. Ah, ultima cosa, naturalmente quando andrete a terminare il giro fate la maglia alta nell'ultima catenella e poi entrate qui nell'archetto, fatto le due maglie alte chiuse insieme, la catenella e la maglia bassa per poter chiudere il giro. Io il giro lo chiudo sempre così ultimamente. E altra cosa, se magari quando arrivate a mettere i marcapunti sentite che la lunghezza è quella giusta ma vi stringe leggermente, non andate a fare un altro giro, ma provate a sfilare l'ultimo giro che avete fatto. Lavorate con l'uncinetto del 5 e mezzo, in questa maniera la lavorazione cede un po', ma la lunghezza è quella che vi serviva e quindi potete poi ricominciare a lavorare il corpo della maglia e potete continuare a lavorare naturalmente o col 5 e mezzo se comunque avete il seno grande o col 5. E naturalmente, questo ve lo dirò andando avanti con il tutorial, si potranno fare comunque degli aumenti anche quando andremo a cambiare il punto, perché arrivati al marcapunti andremo a cambiare il punto. Potete continuare a fare gli aumenti lateralmente in modo tale da allargare la maglia a seconda delle vostre curve. Ho terminato il mio sprone. Allora, quindi sono arrivata a mettere i marcapunti che ho messo all'interno degli angoli, quindi dove abbiamo fatto le due maglie alte chiuse insieme dei ventagli. Allora, io vi dico che ho fatto 14 giri facendo sempre gli aumenti. Come vi ho detto, qui non vanno fatti sempre gli aumenti in quanto la lavorazione cresce poca, e 14 centimetri sono circa da qui a qui 19 centimetri. Ora, per una taglia più grande della mia, io vi consiglio di andare a fare almeno 3 giri in più per una taglia M.
6 per una taglia L, 9 per una taglia XL. Naturalmente però mettete sempre i marcapunti e provate la maglia per vedere se va bene. Da questo estremo a quest'altro estremo a me sono circa 51 centimetri, quindi la mia circonferenza totale è di 102 centimetri. Quindi vi ripeto, qui però è dove ho le punte del mar dove ho messo le mie i miei marcapunti, però così prendendo da esterno a esterno sono 51 centimetri. Ora io continuerò a lavorare in tondo sempre con un centro il numero 5 la mia maglia, però cambiamo leggermente il punto. Faremo sempre giri di maglie maglia alta, però in realtà maglia alta doppia. Adesso vi spiego bene, non voglio confondervi le idee. Quindi io direttamente da dove ho messo il mio marcapunti e come vi ho detto, e quindi iniziamo a lavorare dove abbiamo messo il marcapunti. Io lo levo così potete vedere bene quello che andrò a fare. Sì, allora entro con l'uncinetto, prendo il filo, entro con l'uncinetto, scusatemi, entro con l'uncinetto sia nell'archetto avanti che nell'archetto dietro del ventaglio e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che equivalgono a questa prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado qui dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nel secondo giro, quindi salto il primo, entro nel secondo e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta normale. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo e di nuovo salto l'archetto, vado dove ho la maglia alta sottostante e vado a fare una maglia alta doppia e continuo così per tutto il giro. Archetto successivo, vado e faccio la maglia alta. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, vado nella maglia sottostante e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, ricomincio da capo, maglia alta nell'archetto, catenella, prendo 2 volte il filo, vado nella maglia alta di 2 giri prima, primo e secondo giro e continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Catenella di separazione, poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, una maglia alta in ogni catenella, quindi maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Andiamo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti e anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Una volta terminato poi il primo giro, vi farò vedere il secondo giro, che è quello che prendere che a cui inizieremo a fare la lavorazione leggermente diversa. Sono arrivata al secondo marcapunti, come vedete ho fatto la maglia alta e la catenella, adesso tolgo il marcapunti così vedete meglio il tipo di lavorazione, che è semplicissimo. Prendo il filo, vado sia nell'archetto del davanti che in quello dietro e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, poi vado direttamente nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia catenella e continuo a lavorare come ho lavorato fino adesso. Maglie alte in ogni archetto di una catenella e le maglie alte vanno sempre separate da una catenella. Continuo così fino ad arrivare alla fine del primo giro. Terminato il primo giro, vi farò vedere come andare a lavorare il secondo giro. Sto terminando quindi il mio primo giro. Invece di fare la catenella, vado direttamente nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto possiamo fare il nostro secondo giro. Entro dentro, faccio una maglia bassa, una catenella, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella, rientro dentro, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e continuo così per tutto il giro, quindi catenella, entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella, archetto successivo, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e le chiudo insieme. Catenella, archetto successivo, maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi a fare di nuovo il primo.
Sto terminando il secondo giro, ho fatto le ultime due maglie alte chiuse insieme, vedete che l'ultima maglia alta l'ho fatta, non chiusa, l'ho fatta nell'archetto dove avevo fatto la prima, catenella di separazione, entro tra le due maglie alte e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto dove ho l'archetto di una catenella e inizio il primo giro andando a fare quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, oppure la tecnica che facciamo solitamente. Vado con l'uncinetto dietro, mi porto il mio filo dietro, vado avanti e vado a fare una maglia alta con una catenella e la catenella di separazione. Archetto successivo di una catenella, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta e ricomincio quindi dal primo giro. Questi sono i due giri che dobbiamo andare a ripetere per poter fare il corpo della nostra maglia. Mi raccomando, se avete bisogno di fare degli aumenti, fateli sempre lateralmente e prima e dopo la chiusura del giro potete andare a fare 2 maglie alte e una catenella di separazione tra le due maglie alte all'interno dello stesso archetto. Una cosa, fate lo strip sia prima che dopo aver chiuso il vostro giro di maglie alte e fatelo anche da quest'altra parte, questo sempre lateralmente in modo tale che gli aumenti non si vedano davanti o dietro, e lateralmente come vi ho detto potete fare qui, vedete qui, andate a fare maglia alta, catenella, rientrate, maglia alta, catenella e di nuovo qui, maglia alta, catenella, rientrate, maglia alta. Questo se avete bisogno di aumentare, e naturalmente potete aumentare quanto volete, l'importante è che lo fate sempre lateralmente. Io se dovessi fare qualche tipo di aumento, cioè qualche tipo, se dovessi fare qualche aumento vi dirò a che giro sono andata a farlo, per adesso continuo così. Una volta terminato il corpo della maglia andremo a fare le maniche. Allora, io ho fatto i due giri, ho ripetuto i due giri per 15 volte, non sono andata a fare alcun tipo di aumento, quindi la mia lavorazione è andata dritta con il numero 5 e adesso andremo a vedere come realizzare la manica. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con l'uncinetto del numero 5, sempre con lo stesso filato, e lavoreremo in tondo gli stessi giri che abbiamo lavorato per il corpo della maglia. Quindi partiremo con il giro di maglie alte, perché se vi ricordate quando abbiamo chiuso il giro sotto abbiamo chiuso con per lavorare il corpo della maglia abbiamo chiuso con il giro di maglie alte separate da una catenella. Quindi io vado qui e dove ho fatto, quindi qui dove ho fatto la maglia alta, vado a fare la maglia alta. La maglia alta intendo quella che abbiamo fatto appunto per chiudere il giro. Quindi andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle per fermare il filo. E poi catenella di separazione. Mi sto lavorando anche un mio capello, va bene, scusatemi, e andiamo a lavorare quindi nel primo, poi i fili naturalmente li andremo a nascondere, andiamo a lavorare dove abbiamo il primo quadratino di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta, catenella, andiamo nel quadratino successivo, ossia nell'archetto di una catenella, e facciamo la maglia alta e continuiamo quindi a lavorare come abbiamo sempre lavorato tutto il giro. Vi farò vedere naturalmente come fermarlo e come iniziare poi a fare il nostro secondo giro, però ripeto, i giri che dobbiamo fare sono identici a quelli che abbiamo fatto per il corpo della maglia. Sto terminando il primo giro, quindi come sempre vado a fare una maglia bassissima invece di andare a fare la catenella. E poi prendo il filo da dietro, lo tiro e vado a fare una maglia bassa, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa e chiudo insieme, catenelle, ricomincio, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e richiudo insieme, catenelle, ricomincio da capo, e devo andare a fare questo per tutto il primo giro, il secondo giro. Quindi i giri da ripetere sono 2, lavoreremo fino alla lunghezza desiderata della manica. Io naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere i due giri. Ho terminato, scusate il trema la mano, ok, ho terminato la manica, ho ripetuto i due giri 17 volte, adesso andrò a fare anche la seconda manica. Non ho fatto aumenti, non ho cambiato l'uncinetto, ho lavorato sempre solo con l'uncinetto numero 5, quindi adesso andrò a fare l'altra manica. Ho terminato anche la seconda manica, ho deciso di non fare, come sapete non mi piace fare i bordini, li faccio raramente, quindi anche questa maglia è terminata.